già partito. Haaland cerca di alzarla, è mancata delicatezza. Akanji dentro da Haaland, alta la linea della Liverpool, rimane giù la bandierina. Haaland aspetta, la vorrebbe Gundogan. Haaland va dall'altra parte e Palmer cerca di chiudere col sinistro e si divora l'1-0. Kevin De Bruyne, cross verso Haaland che va in anticipo, inarrestabile Erling Haaland, la sblocca, segna contro il Liverpool alla terza partita. Nelle prime due non c'era riuscito, stavolta sì, sul solito assist di Kevin De Bruyne. Ma due giocatori stellari, perché Haaland la finalizza, ma parte tutto ancora una volta dal piede di De Bruyne. Palla dentro, piazzata in porta da Fabio Carvalho, ha pareggiato subito il Liverpool, perso nel cuore dell'area di rigore Fabio Carvalho, che segna il Manchester City come l'anno scorso, però allora con la maglia del Fulham. Testa di Mahrez sul buco, arriva De Bruyne, c'è dentro Haaland, De Bruyne aspetta, va dall'altra parte per Gundogan che si fa parare la conclusione da Kelleher. De Bruyne se la sposta per il cross, tagliatissimo dentro per Ake, Kelleher, non difficile ma certo. Matip, Joe Gomez verso Núñez, posizione buona di Darwin Núñez che è in area. Darwin Núñez la sotterra, vicino al colpo del 2-1 Liverpool. Eccola la battuta di Robertson, alle spalle della linea c'è sempre Darwin Núñez, tutto regolare, ancora Darwin Núñez a cercare il 2-1 a non trovare. Palmer vorrebbe ancora Gundogan che in qualche modo se la ritrova questa palla, poi apertura di Rodri su Mahrez, controllo con dribbling, Mahrez, la classica giocata, la classica opera d'arte col sinistro di Riyad Mahrez, 2-1. E questo è un gol pazzesco, perché l'apertura di Rodri ma fa tutto Mahrez nello stop, lo stop gli permette di fare questo grandissimo gol. Vediamo come risponde il Liverpool, tanto con Oxlade-Chamberlain, esterno su Núñez che è una freccia andare da quella parte, Núñez fino in fondo, serve Salah, il primo gol in carriera in Coppa di Lega di Salah, risponde subito il Liverpool, inizio stellare di secondo tempo alle Etihad Stadium. Ma che partita che stiamo vedendo, ma che cosa ha fatto Núñez, perché veramente sembrava un corridore di 100 metri. De Bruyne crossa lungo sul secondo palo, arriva la testata vincente di Ake, ancora avanti per la terza volta il Manchester City. E qua si è fatta trovare impreparata la difesa del